Qual è il ruolo strategico di Unicredit Start Lab attraverso l'Investor Day per l'inserimento delle start-up all'interno del mercato? Come Unicredit Start Lab pensiamo che il supporto alle start-up possa derivare dalla serie di contatti che riusciamo a fornire alle start-up sia con i nostri clienti corporate, quindi aziende già sul mercato che possono diventare potenziali clienti delle start-up stesse, quindi per partnership tecnologiche, industriali, commerciali, sia lato investor appunto in momenti come quello di oggi, dove invece il target sono nostra clientela private, quindi dotata di patrimoni, ai fini appunto dell'investimento e della crescita delle start-up lato finanziario. Quali consigli dareste a una start-up per presentarsi al meglio ad un potenziale investitore? La start-up, quando si presenta a un investitore, deve avere due cose fondamentali: uno, un team credibile ed eterogeneo, quindi dotato di svariate competenze all'interno dello stesso. Seconda cosa, sin da subito deve avere un mercato ampio e internazionale. Va benissimo partire dall'Italia per testare la soluzione, però sin da subito bisogna pensarsi come global.